buongiorno e benvenuti a tutti. Benvenuti a Napoli, in questa splendida città. E ci apporta con una meravigliosa giornata di sole. Due anni dopo il congresso di Verona ci incontriamo per fare un punto della situazione, per riflettere su quello che è la nostra federazione, per vedere come è cambiato il nostro mercato e quali sono le sfide che ci aspettano per i prossimi due anni. In realtà immagino che vi domanderete che cosa ci faccio qua. La domanda sorge spontanea. Come avete visto dal nostro programma, i lavori di queste due giornate dovevano essere moderate dal giornalista della Sette, il dottor Pancani. Purtroppo è stato colpito da un grave lutto questa mattina e quindi serviva un piano B. Purtroppo sono il piano B. Quindi perdonerete. Perdonerete qualche gap e cercherete di essere clementi con un po' di pazienza. Come ogni volta che inizia un'assise, un'assemblea di FIAE, anche oggi ci alziamo in piedi e ascoltiamo l'inno nazionale. Tra i tanti imprevisti della giornata, spero che non me lo facciano cantare. Titolo lo voglio dare perché può essere utile anche
comprendere come una città difficile e complessa quale Napoli, la capitale del Mezzogiorno, sia riuscita a mettere in moto in questi anni un cammino in controtendenza rispetto a una pesantezza di vincoli finanziari e normativi, di un debito storico, di bilanci comunali in cui non abbiamo un euro per poter andare avanti. I dati dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dicono due cose che per noi sono significative, una terza la aggiungo io. La prima, che Napoli è la, come grande città italiana, è quella che negli ultimi 3 anni più è cresciuta per cultura e turismo, e siamo terzi, avendo superato anche città molto più ricche, per start-up giovanili, quindi vuol dire una città in cui i giovani non stanno più tanto andando via, ma stanno investendo. Aggiungo che da 4 anni nella nostra città si sono girati 1000 film, quindi non più solo con Murra, ed è la città che è, come dire, ricercata maggiormente per iniziative imprenditoriali di tipo culturale. Dico questo perché noi stiamo lavorando molto sulla rigenerazione urbana della nostra città, mettendo insieme pubblico e privato, provando a lavorare per mettere anche in sicurezza un territorio complicato, auspicandoci che anche il paese, prima o poi, io ho avuto a che fare con molti governi, sono passato da Berlusconi nel 2011 a Conte 2 nel 2019, ancora non ho visto una manovra economico-finanziaria che metta al centro il tema della messa in sicurezza dei nostri territori, che potrebbe garantire lavoro, sviluppo, edilizia, insomma tante cose di cui noi avremmo bisogno. Io sono molto grato anche ai professionisti della nostra città, perché se Napoli è arrivata adesso dove è arrivata, cioè nel senso che è una città che ha sì tanti problemi, ma che viene ricercata a livello internazionale come città in cui c'è un quacervo di energie, di giovani, insomma di investimenti e di infrastrutture significative, è proprio perché abbiamo lavorato insieme per provare a recuperare un senso di orgoglio e di appartenenza, che significa quello di prendersi cura del nostro territorio. Quindi è giusto, utile che si comprenda anche che cosa sta accadendo nel mercato immobiliare della nostra città, perché noi abbiamo da una parte aperture continue, settimanali, addirittura certe volte da verificare e monitorare, di Airbnb, di bed and breakfast, di nuove operazioni immobiliari che vengono fatte. Dall'altro, è stata fatta prima la domanda sul turismo e la turistificazione, stiamo provando a prevenire anche quegli effetti collaterali di un'ondata di presenze nella nostra città, perché noi non vorremmo diventare una delle città del mondo in cui le masse turistiche producano una globalizzazione al ribasso. Cioè, per capire, c'entri una trattoria di Venezia, Milano, Firenze e Napoli e mangi sempre la stessa cosa. Quindi a Napoli noi ci teniamo alla nostra identità, che non è l'identità delle mura e del filo spinato, proprio perché nella nostra città nessuno è straniero e abbiamo ospitato nella storia tutti, abbiamo radici talmente forti che aprirci ai viaggiatori significa far conoscere la nostra città, le nostre complessità, finanche le nostre contraddizioni e i nostri limiti, ma avere, come dire, la consapevolezza che Napoli è un po' un unicum nel mondo, è un unicum forse anche nel mercato immobiliare, perché cogliere che cosa sta accadendo, comprendere che dei giovani non vanno più via e restano, che addirittura persone che si sono trasferite a Roma stanno ritornando nella nostra città, vuol dire, giusto, che noi abbiamo messo al centro il capitale umano. Sarà perché non abbiamo un euro, sarà perché un governante senza soldi, sarà perché di necessità virtù, ma tutto quello che vedete a Napoli di buono è stato fatto dal capitale umano, che significa mettere insieme una comunità che ha scelto di contribuire al riscatto del territorio. Ed è per questo che io sono orgoglioso che tante iniziative di livello come queste sempre di più si fanno a Napoli, perché evidentemente, oppure lo auguro, che è un modo anche di scegliere una città, che è una città complessa, ma che è la terza città d'Italia, e lo si dice sempre a parole, che senza il sud il paese non riparte. Io non ho mai aspettato che qualcuno ci facesse ripartire. Da meridionale ho sempre pensato che dobbiamo ripartire noi e poi rivendicare come sempre i nostri diritti e la nostra dignità. Quindi io vi auguro anche una bella permanenza nella nostra città, che oltre al lavoro possiate vivere non solo le difficoltà che vedrete, perché noi non le nascondiamo, ma anche le emozioni di una città che non è depressa, non è ricurva, non si è rassegnata, anzi siamo anche la città d'Italia che fa il più basso uso di psicofarmaci, non so se perché non abbiamo soldi anche qui o perché non c'è nemmeno il tempo di essere depressi.